Eccoci pronti, ben ritrovati per una nuova edizione del nostro TG. Tante le notizie, ma cominciamo dai titoli. Centinaia di persone hanno partecipato stamattina alla manifestazione di sostegno al procuratore Nicola Gratteri. C'erano tanti giovani che hanno invitato il magistrato ad andare avanti con le sue inchieste. Il ministro della Salute chiude la giornata calabrese a Spezzano della Sila, manifestazione in piazza, incontro con i precari per Roberto Speranza. Luigi Di Maio alla Lamezia Terme parla di momento storico, rilanciando il Movimento 5 Stelle. Lungo interrogatorio durato 4 ore per Petrini davanti al GIP del Tribunale di Salerno. Il magistrato si è difeso asserendo che il denaro ricevuto era frutto di un prestito. Un uomo di 34 anni, gestore di un bar, è stato arrestato dalla polizia a Crotone con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe aggredito un 32enne ferendolo gravemente. Il palazzetto dello sport di Crotone dal prossimo 23 gennaio chiuderà le attività all'indomani della decisione del commissario che gestisce il comune di notificare il decreto di sfratto. 300 atleti dovranno cercarsi una nuova casa. Gli studenti del liceo Mazzini di Locri hanno protestato stamattina per la carenza di aule che li costringe al doppio turno, corteo silenzioso per le vie della città. È tutto pronto per la gara di lunedì sera tra il Cosenza e il Crotone, si prevede una grande cornice di pubblico. Ancora ben ritrovati e buon sabato dalla redazione del TG10 in apertura. Siamo a Catanzaro per la manifestazione di sostegno al procuratore Nicola Gratteri. Circa 2.000 le persone in piazza, nessuna bandiera. Tante famiglie, giovani che hanno esortato il procuratore a proseguire con le inchieste. Per noi Isabella Roccamo. Nonostante la pioggia, tanta la gente che ha voluto testimoniare, manifestare la vicinanza al procuratore, all'ufficio della procura, una iniziativa senza colore politico organizzata all'indomani della inchiesta Rinascita Scott e dopo gli attacchi mediatici ricevuti proprio dal procuratore Gratteri. Ma vediamo proprio nel servizio i momenti salienti di questa manifestazione. Come vedete non ci sono bandiere, insegne. La bandiera di oggi sono le facce della gente che dice: io ci sto, io ho scelto, io so da che parte stare. Proviamo ad immaginare purtroppo un cimitero in cui ci stanno tutte le vittime di mafia, tranne alcuni che li possiamo contare sulle dita delle mani. Sono tutti meridionali, è una nostra guerra al crimine questa. Per questo siamo a testimoniare la vicinanza a chi combatte la nostra guerra. Dicevamo tanta gente venuta da ogni parte della Calabria con pullman, auto privati, ma anche abbiamo raccolto delle testimonianze di persone che sono arrivate qui a Catanzaro anche da fuori regione. Siete qui per Gratteri. Gratteri. Guardi, l'Italia è, come dire, è pervasa da un senso di ingiustizia generalizzata. Sentire di queste operazioni dove si porta, diciamo, uno spiraglio di legalità, non c'è che da essere contenti e dare il giusto sostegno a un procuratore, perché comunque si trova esposto a dei pericoli perché sta combattendo contro, diciamo, il Leviatano, un gigante che ha sempre oppresso la popolazione anche senza opprimerla. È un'oppressione socio-economica che dobbiamo spezzare per poter far rinascere i nostri territori, le nostre famiglie e dare un futuro ai nostri figli. E ci sono state anche delle testimonianze davvero toccanti, segnali concreti di vicinanza al procuratore Gratteri, come quelli della signora Geraci. Ascoltate la sua storia. Sono madre di 2 figli. Sono rimasta vedova perché mio marito, medico come me, è deceduto. E alla sua morte ci siamo trovati una proprietà nella quale, non per nostra volontà, abbiamo trovato gente che
ci ha fatto tanto male, ci ha intimidito tantissimo. I miei figli, io con i miei figli siamo stati fortemente minacciati, abbiamo avuto tanta paura, non abbiamo avuto nemmeno la libertà di vivere il nostro dolore, il nostro grande dolore. I miei figli non potevano andare a scuola, non potevano studiare, io per andare a lavorare facevo una grande fatica. Aspettavamo gli esiti del processo, ma i giudici erano corrotti. Avevamo capito il sistema e quando ho raccolto tutte le prove sono andata da lui e lui mi ha ascoltato, ha detto io ti aiuterò, però non devi avere paura, ci sono io vicino. E così è stato. I miei figli ora sono abbastanza sereni, abbiamo riavuto quello che avevamo il diritto di avere e abbiamo deciso di rimanere qui. Non ce ne siamo andati. Un grande fuoco si accende anche da una piccola scintilla. Oggi di scintille ce n'erano parecchie. Non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere paura di lottare, di credere nelle cose oneste. Perché io dico sempre questa massima di Corrado Alvaro. La peggiore disperazione nostra è il credere che vivere onestamente sia inutile. Forza, Gratteri. Grazie, grazie per me. Grazie per quei ragazzi che oggi sono liberi, grazie a te. Grazie, Gratteri, grazie tanto. La politica oggi in Calabria, i ministri della salute e degli esteri, Speranza e Di Maio. Il primo, partito da Reggio, ha chiuso la giornata a Spezzano della Sila incontrando cittadini e precari. Vediamo. La giornata calabrese di Roberto Speranza, cominciata in mattinata a Reggio, si è chiusa nel pomeriggio a Spezzano della Sila, centro della Presila Cosentina. Il ministro della Salute è arrivato puntuale e da uomo di governo ha ribadito gli impegni assunti dall'esecutivo. In Calabria finalmente non si pagherà più il super ticket, che invece i calabresi continuano a pagare. Abbiamo nuove norme che consentiranno la stabilizzazione dei precari, abbiamo la possibilità di fare nuove assunzioni, potranno scorrere le graduazioni. Nessuno pensa di avere la bacchetta magica o di fare miracoli, ma con serietà, rigore e sobrietà si possono trovare soluzioni per dare finalmente una sanità di qualità anche a questa regione. La regione è commissariata da tempo, lo sa bene il ministro, si va verso il superamento del commissario. Oggi il commissariamento è in corso perché i livelli essenziali di assistenza sono troppo bassi. Io sto lavorando con tutte le regioni per costruire un nuovo modello di commissariamento in cui non si commissari più tutta la regione, ma si faccia differenza tra territori, cose che vanno, cose che non vanno e ambiti di lavoro diversi. Quindi io penso che anche in Calabria dobbiamo lavorare perché si possa uscire da questa fase di emergenza e di difficoltà. Speranza ha poi incontrato gli operatori di un'associazione a supporto del 118, i quali gli hanno consegnato un dossier. Temono di dover interrompere il servizio di soccorso in quanto il 12 febbraio scadrà la convenzione. Poi è stata la volta dei dipendenti della Coop Service, ridimensionati dopo una lunga vertenza nelle funzioni e nello stipendio. Ecco le parole del ministro. Si risolve ricominciando a mettere soldi nel Servizio Sanitario Nazionale. Quando erano bloccate le assunzioni nel pubblico, spesso si sono inventati la soluzione di esternalizzare. Io voglio che queste persone che lavorano in ospedale siano dipendenti dello Stato, non dipendenti di altri. Io voglio lavorare in questa direzione. Infine l'incontro in piazza con i cittadini in vista delle regionali del prossimo 26 gennaio. E sempre nel pomeriggio alla Lamezia Terme il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio in piazza ha parlato di momento storico e rilancio del movimento. Vediamo. Luigi Di Maio alla Lamezia Terme nel pomeriggio tira fuori la matita e alla piazza dice: per la prima volta nella storia italiana saremo in consiglio regionale in Calabria. Il ministro degli esteri ostenta sicurezza. Il messaggio che lanciamo ai calabresi, dice, è che noi ci fidiamo di voi e di quello che sceglierete. Di Maio in 20 minuti di intervento si sofferma anche sugli stati generali del Movimento 5 Stelle.
che serviranno, dice, per mettere finalmente in piedi una nuova Carta dei Valori e anche un'organizzazione più efficace, perché da solo il capo politico non ce la può fare, rivendica anche le azioni di governo. Alla fine dei nostri 5 anni di governo, 5 anni di governo, alla fine ci valuteranno e ci direte andate a casa o continuate. E per me, che stai al governo con uno o con l'altro, l'importante è che ci fanno approvare le leggi. Io non sono dell'idea che ce n'è uno che è un po' meglio. Qui il tema vero è chi è che ci fa approvare il taglio dei parlamentari. Tu, bene così. Chi ci fa approvare il carcere per i grandi evasori. Tu, bene così. E l'abbiamo sempre detto. Poi se avevamo il 51% stavamo da soli al governo, ma stare col 33% all'opposizione e vedere altri 5 anni di leggi vergogna nei vostri confronti, questo non era possibile. Questo non era possibile. Noi siamo al governo e stiamo ottenendo i risultati che volevamo. Certo, devono entrare a casa vostra quei risultati. In 10 anni, conclude, abbiamo approvato tante leggi che erano la nostra identità. Ci sono cose nuove da fare e dobbiamo riorganizzare le nostre forze e i nostri obiettivi. La cronaca adesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro pronto a costituirsi parte civile nei confronti degli iscritti coinvolti nell'inchiesta che ha portato all'arresto del giudice Petrini, che con la loro condotta ledono l'immagine dell'avvocatura. Intanto il magistrato ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari respingendo ogni addebito. Vediamo. Il Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro ha trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina gli atti relativi agli avvocati coinvolti nell'inchiesta della Procura di Salerno che ha portato all'arresto del giudice della Corte d'Appello di Catanzaro Marco Petrini con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. In riferimento alle recenti indagini che hanno visto coinvolti componenti della magistratura e alcuni avvocati calabresi, l'Ordine sottolinea il doveroso rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e la necessità di attendere le verifiche da parte dell'autorità giudiziaria in ordine alle ipotesi accusatorie formulate a carico degli indagati. Ma il Consiglio dell'Ordine si dice pronto ad assumere posizioni forti e incisive nei confronti di coloro che anche solo tenteranno di alterare l'esercizio regolare e legale della giurisdizione e si riserva di costituirsi parte civile nei confronti di coloro che con la loro condotta avranno leso l'immagine e il decoro dell'avvocatura. Intanto, ieri il magistrato coinvolto è stato sottoposto a interrogatorio. Il confronto con il GIP di Salerno è durato quasi 4 ore. Petrini ha respinto ogni addebito, spiegando ogni circostanza contestata. Sulle somme di denaro in contante ricevute, il magistrato avrebbe riferito che si trattava di un prestito, così come ha respinto le accuse di aver pilotato giudizi e sentenze in favore delle avvocatesse con cui aveva allacciato relazioni sentimentali o sessuali. Tutti gli atti e provvedimenti per il giudice sarebbero stati opportuni e leciti. Resta in carcere l'ex sindaco di Pizzo Calabro, Gianluca Callipo, coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott. Il Tribunale della Libertà ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato difensore Armando Veneto, confermando l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un uomo di 34 anni, gestore di un bar, è stato arrestato dalla polizia a Crotone con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe aggredito un 32enne, ferendolo gravemente. Vediamo. È accusato di tentato omicidio Giuseppe Esposito, 34enne, gestore di un bar sul lungomare di Crotone, arrestato dopo poche ore dall'aggressione nei confronti di Francesco Sulla, un giovane 32enne ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Una lite al culmine della quale il presunto aggressore si sarebbe scagliato sulla vittima, ferendola con un tagliaunghie di grosse dimensioni, poi a poche ore dal fatto di sangue, preso dal panico, avrebbe tentato la fuga. All'individuazione del 34enne gli agenti delle volanti di Crotone sono giunti grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona. Grazie ad alcune testimonianze, nonché alla visione anche di alcune immagini di impianti di videosorveglianza, siamo riusciti a raccogliere degli elementi che comunque ci hanno permesso di poter subito arrivare all'identificazione della persona. Dopodiché, a fronte di un'accelerazione
dovuta a un possibile pericolo, anzi un concreto pericolo di fuga, perché comunque la persona poi è stata individuata il giorno dopo mentre si metteva in macchina, aveva con sé una valigia, quindi si sono verificati i presupposti in considerazione del fatto che l'aggredito si trova ancora in prognosi riservata di procedere con un fermo di polizia giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare la compatibilità delle ferite con l'arma consegnata dal presunto aggressore, che ha ammesso le sue responsabilità al momento dell'arresto. I motivi, da quelle che è stata la ricostruzione dei fatti, pare che siano riconducibili a questioni personali che hanno interessato sia l'aggredito che l'aggressore. Ovviamente adesso vedremo se fare degli accertamenti ulteriori per appurare la possibilità che quest'arma possa essere eventualmente essere in grado di creare quella tipologia di ferite. Estradato da Malta, un imprenditore di 44 anni attivo nel settore criminale del gioco d'azzardo è stato coinvolto nell'operazione Galassia. Vediamo. È stato estradato ed è arrivato nella tarda serata di ieri presso l'aeroporto internazionale di Fiumicino Antonio Ricci, di 44 anni, colpito da provvedimento cautelare personale di fermo d'indiziato di delitto emesso nel novembre 2018 dalla Procura di Reggio Calabria, direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, e dalla successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Reggino nel 5 dicembre 2018. Ricci, imprenditore attivo nel settore criminale del gioco d'azzardo, è stato arrestato nel dicembre scorso a Malta in esecuzione di un mandato di cattura europeo dopo essere sfuggito all'arresto nell'operazione denominata Galassia. L'estradizione è stata condotta con l'ausilio del gruppo della Guardia di Finanza e della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino e costituisce l'epilogo di serrate indagini condotte dal nucleo PEF di Reggio Calabria e dallo SCICO di Roma della Guardia di Finanza, con il determinante supporto del secondo reparto del Comando Generale del Corpo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Le investigazioni svolte sulla scorta dei gravi elementi indiziari raccolti dalla Procura Reggina, che ha disposto una misura cautelare nei confronti di 18 soggetti, fra i quali Antonio Ricci, nonché il sequestro preventivo di 23 società estere, 15 imprese operanti sul territorio nazionale, 33 siti nazionali e internazionali, numerosi immobili, automezzi, conti correnti italiani ed esteri e innumerevoli quote societarie per un valore complessivo stimato in oltre 723 milioni di euro. Aveva rivelato l'esistenza di una pluralità di associazioni per delinquere operanti sul territorio nazionale nel settore della raccolta, del gioco e delle scommesse, le quali il rapporto sinallagmatico con la 'ndrangheta da un lato avevano consentito a quest'ultima di infiltrarsi nella propria rete commerciale e per la distribuzione capillare del proprio marchio sul territorio. Sempre lo scorso mese di dicembre il Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, su richiesta della DDA, ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro dell'ingente patrimonio riconducibile all'imprenditore per un valore stimato in circa 400 milioni di euro. Ricci, nel corso dell'udienza celebrata lo scorso 9 gennaio a Malta, ha firmato una resa volontaria, in quanto nel mandato di arresto europeo non è menzionato lo stampo mafioso nell'associazione a delinquere. Ci spostiamo a Crotone perché il palazzetto dello sport dal prossimo 23 gennaio chiuderà le attività. 300 atleti dovranno cercarsi una nuova casa. Vediamo. Quello che vedete è il Palamilone di Crotone, un impianto sportivo coperto che dal prossimo 23 gennaio chiuderà le proprie attività, con quasi 300 atleti che non sapranno più dove allenarsi. Il tutto nasce dal fatto che il consorzio Momenti di Gloria, al quale era stata concessa la gestione dal 2012, dovrà lasciare l'impianto perché ieri il dirigente del settore 2 del comune di Crotone, Maria Teresa Timpano, ha dato esecuzione della delibera del commissario prefettizio Tiziana Costantini dello scorso 11 gennaio, che riguardava un atto di indirizzo per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi secondo le linee guida dell'ANAC, ed ha di fatto sfrattato società e atleti dal Palamilone. Era già accaduto con la piscina comunale e ora, fanno sapere, arriva un altro duro colpo per lo sport crotonese. La gestione del Palamilone era stata assegnata nel 2012 dall'allora sindaco Peppino Vallone con una semplice lettera di autorizzazione al consorzio Momenti di Gloria, composto da 8 società dilettantistiche di varie discipline di sport, cosiddetti minori.
ma agli atti del comune, come si legge nell'esecuzione per la restituzione dell'immobile, non risulta alcuna concessione amministrativa o convenzione stipulata ai sensi della normativa vigente e del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 99 del 27 giugno 2012. Secondo la determinazione del Comune, il titolo di possesso dell'immobile di proprietà comunale non è inidoneo a giustificare l'utilizzo dello stesso e pertanto si configura una situazione di possesso sine titulo in quanto non discendente da regolare procedimento di concessione di servizio, appalto di servizio o concessione amministrativa. Insomma, un braccio di ferro fra i commissari che gestiscono l'ente e il consorzio al quale i tecnici comunali ed agenti della polizia locale hanno notificato lo sfratto. Che fine faranno gli atleti impegnati nelle varie discipline come basket, judo, calcio a 5, muay thai e ginnastica? Oltre al danno, la beffa, il comune ha anche informato il consorzio che è in atto il conteggio relativo ai costi delle utenze sostenute dall'ente dal 27 settembre 2012 che è da ritenere a carico delle società sportive. Ci spostiamo a Locri perché gli studenti del liceo Mazzini hanno protestato stamattina per la carenza di aule che li costringe al doppio turno. Un corteo silenzioso per le vie della città. Vediamo. 50 classi necessarie ma solo 38 disponibili e questo comporta il doppio turno per gli studenti del liceo Mazzini di Locri che oggi hanno deciso di manifestare il loro dissenso scendendo sulle strade della città. Un corteo che è cominciato davanti alla sede del liceo lungo corso Matteotti ed è proseguito fino a piazza Nassiria. Praticamente sono state attraversate tutte le vie centrali. Un messaggio chiaro alla città metropolitana che ha sulle problematiche scolastiche competenza. L'iniziativa degli studenti è stata decisa nei giorni scorsi, convalidata e accettata dalla dirigenza e ovviamente sostenuta dal corpo docente. Questa mattina molti messaggi di solidarietà sui social a sostegno di un'idea che non può essere abbandonata, quella secondo la quale la scuola ha necessità di essere sempre e comunque protagonista e di essere messa nelle condizioni perché possa essere una vera e propria agenzia formativa. Da tempo dura questa situazione che ora è diventata insostenibile. Gli aperitivi culturali di Villa Rendano, siamo a Cosenza, hanno ospitato ieri i concerti di musica di Massimo Garritano. Vediamo. A Cosenza, a Villa Rendano, proseguono gli appuntamenti con gli aperitivi culturali, l'evento promosso dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani che si snoda tra concerti, seminari sul centro storico e dialoghi sui musei. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla sezione Concerti di Musica in collaborazione con Massimo Garritano. Secondo appuntamento con gli aperitivi culturali, questa volta è la volta di un concerto del duo Falling Acoustic Duo, composto da Federica Perre e Francesco Capparelli, che rileggono in chiave elettroacustica canzoni importanti di grandi artisti come Mina, come Pino Daniele, Paolo Minuti e tanti altri. E dunque c'è questo connubio tra l'autorialità e la fruibilità, quindi si tratta di concerti adatti a tutti i pubblici, ma soprattutto quindi caratterizzati da una grande professionalità ricercata appunto dal nostro direttore artistico Massimo Garritano. La formula degli aperitivi culturali prevede anche la visita al Museo Multimediale Consenzia e Itinera e la degustazione di vini calabresi. Il progetto sta avendo anche per quest'anno grande successo, in effetti ormai la città attende questo momento, questo venerdì a Villa Rendano, i venerdì degli aperitivi culturali sono ormai un appuntamento fisso e proprio questa diversità di temi, di argomenti, di eventi che noi proponiamo ci consente anche di accogliere e di coinvolgere pubblici diversi secondo proprio la moderna mission e vision dei musei e delle istituzioni culturali. Il prossimo appuntamento con gli aperitivi culturali è fissato per il 7 febbraio con i seminari dedicati al centro storico.
passiamo allo sport, quindi restiamo a Cosenza, tutto pronto per la gara di lunedì sera tra Cosenza e Crotone. Si prevede una grande cornice di pubblico, vediamo. Sono felice di essere qui, un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo lunedì sera al Marulla. Forza Luppi. Un'iniezione di fiducia per il momento, poi si spera un contributo in termini di gol e prestazioni. L'arrivo di Raul Asensio in maglia rosso-blu ha riportato il sorriso fra i tifosi del Cosenza, ancora scottati dalla brutta esperienza legata al mancato ingaggio di Stefano Meongà. L'attaccante spagnolo, da oggi a disposizione del tecnico Braia, sarà spalla o alter ego di Emmanuel Rivière, la punta di diamante della squadra silana, che punta a costruire da subito le basi della salvezza da conquistare nel girone di ritorno. Restano scoperte le caselle del centrocampista e del difensore, obiettivi seppur non dichiarati da raggiungere nei prossimi giorni di calciomercato. A 48 ore dal derby con il Crotone, la squadra lavora fra le mura del Marulla a porte chiuse, se da scegliere il modulo e soprattutto gli uomini giusti per affrontare una squadra forte e ambiziosa. Giovanni Stroppa, in attesa di ulteriori colpi di mercato, disegna l'11 che scenderà in campo sul prato cosentino. La disponibilità di uomini come Benali e Maxi Lopez amplia il ventaglio delle scelte possibili. Saranno circa un migliaio i tifosi crotonesi presenti lunedì sera, 8.000 circa gli spettatori complessivamente al Marulla, per un colpo d'occhio spettacolare. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Si attiva della variabilità sulla nostra regione per il fine settimana, riflesso della perturbazione che sta investendo il centro-nord della nostra penisola. La domenica si attiverà un vortice depressionario tra penisola iberica e Mediterraneo occidentale, alimentato da aria fredda artica. Sembrerebbero non esserci conseguenze rilevanti sul nostro territorio in seguito a tale guasto ad occidente. Domani nuvolosità variabile con ampie schiarite sui settori tirrenici e quelli ionici del Catanzarese e del Reggino. Dalla seconda parte della giornata avremo un moderato peggioramento sui litorali ionici del Cosentino e del Crotonese, dove potrebbero giungere deboli piogge in serata. Temperature stazionarie. Domani ventilazione prevalentemente da grecale, moderata sullo Ionio e sul Tirreno Cosentino, debole altrove. I mari risulteranno mosso il Tirreno, tendente a poco mosso dalla serata. Poco mosso lo Ionio, ad eccezione del settore crotonese, che risulterà mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon weekend.